E adesso parliamo delle regole da seguire per i bambini in auto. Come debbono regolarsi i genitori? Cosa debbono fare? Che garanzie dare al bambino? Non obbligo del codice della strada, ma prima ancora un atto di amore e di buon senso. Trasportare i bambini in auto usando un seggiolino apposito serve a proteggere i più piccoli in caso di incidente, anche perché sono loro che rischiano di più. Va tenuto presente che una delle cose più pericolose, non è, in caso di urto, non è solo, diciamo, l'urto in se stesso, ma anche il fatto che il bambino possa essere fuori dalla sua posizione corretta e quindi reagire all'urto in modo particolarmente scomposto, per esempio a livello della colonna cervicale o dell'addome, che sono punti molto delicati. Uno dei pericoli maggiori è che il bambino, assicurato male al seggiolino o all'adattatore, in caso di urto possa finire fuori posto e impattare con parti dell'abitacolo. Di tutti, direi, i peggiori sono i laterali, subito dopo i frontali, i tamponamenti vengono per ultimi, ma naturalmente anche quelli, dipende tutto dalla velocità. La velocità è un fattore assolutamente chiave in queste situazioni. Un raddoppio di velocità non vuol dire un raddoppio di pericolo, vuol dire una moltiplicazione, esponenziale. Ecco perché bisogna scegliere dispositivi di sicurezza giusti. Devono essere omologati secondo norme europee che sono abbastanza stringenti, che naturalmente devono essere osservate da tutti i costruttori, abbondantemente imbottiti, con cinture di sicurezza proprie, che trattengano il bambino, a più punti che trattengano il bambino adeguatamente, e anche, con dei collegamenti naturalmente alle cinture di sicurezza dell'abitacolo, che siano ben studiati. A disciplinare l'argomento l'articolo 172 del codice della strada. Esistono due tipi di dispositivi: i seggiolini veri e propri, che sono quasi delle culle per bambini molto piccoli, fino a 18 kg di peso, e gli adattatori, ovvero dei sedili imbottiti, obbligatori se il bimbo pesa meno di 36 kg o è sotto 1,5 m di altezza. I rischi naturalmente sono da pressione delle cinture di sicurezza sul tronco. E per questo è bene che siano a più punti d'attacco, quasi come fossero cinture di un pilota da corsa, e in modo da ripartire le pressioni in maniera più ordinata su tutto il corpo. Questo è un seggiolino per bambini molto piccoli, fino a 2 anni circa, che viene installato in senso contrario a quello di marcia e sul sedile anteriore. È possibile installare questi seggiolini fino a che l'altezza della testa del bambino non supera quella del poggiatesta. È sempre consigliabile posizionare il seggiolino nel sedile posteriore, ma a volte si preferisce avere il bimbo alla portata del guidatore. È assolutamente necessario disattivare l'airbag del lato passeggero. L'esplosione dell'airbag in caso di urti anche non eccessivamente violenti potrebbe fare danni anche maggiori di quelli che fa, l'urto in se stesso. Una serie di accorgimenti che rendono più sicuro e confortevole il viaggio con mamma e papà.